Allora, oggi pomeriggio mi è arrivato questo mega pacchettone. Come avevo già anticipato in un video precedente piccolino, che mi è arrivato questo pacchettone, questo scatolone, diciamo così, e altri due pacchettini che sono questi. E adesso a mano vi farò un video per ogni pacchetto. Allora, iniziamo a aprire questo. Qui ovviamente c'erano i miei dati, ho già tolto il foglietto. Ho aperto già lo scatolone per avvelocizzare il tempo e si presenta così, ben imballato. Togliamo via tutto. Io quest'ordine l'ho fatto da aspettate, che ve lo faccio vedere subito. Si chiama, l'ho fatto da una pagina Facebook che si chiama Niles Passions. Vedete? Adesso ve lo faccio vedere qua sulla ricevuta, se mettesse a fuoco. Così, Niles Passions. Così, insomma, l'ho fatto su questa paginetta qui. Comunque poi giù nell'info box vi metto il link della pagina e ho preso il trolley come vi avevo già accennato. Adesso togliamo tutta sta carta. Ecco qua, mamma mia, mamma mia. Sono emozionata. Mamma mia, quanto pesa! Oh, mamma mia! Ok. Mamma mia, che bello! Allora, vi faccio vedere. È fatto così. Ok, da questo lato. Da questo lato. Qui c'è ovviamente il trolley che si tira su e così anche da questo lato. Apriamolo. Purtroppo come disegni c'era zebrato o con le torri Eiffel e c'è un pezzettino di scotch. Ok, l'ho tolta e io ho preferito zebrato. Allora, wow. Allora, qua c'è un tessuto di velluto, non so come descriverlo, bello morbido, insomma. E questi si spostano ai lati e c'hanno, vedete, due belli. Che qua dovrebbero esserci, ecco, vedete? Ok, mi ci vuole un attimino per capire bene come funziona. Comunque, di qua è un unico due scompartimenti belli profondi, e invece di qua sono divisi in tre. E qui comunque il ripiano è diviso in due. Allora, mo. Ok, e qua sotto qua c'è anche le chiavi e qua sotto c'è un mega spazio che andranno le lampade e niente, questo è il piccolo trolley, si chiude così. Ok. E niente, era il mio bellissimo acquisto su questa pagina Facebook. Spero che anche a voi vi piaccia e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ragazzi, non sono più così tanto entusiasta
entusiasta di questo trolley, sinceramente, quindi perché ho riguardato comunque la foto che mi hanno mandato e se riesco a recuperarla ve la faccio vedere subito. In sovraimpressione e in poche parole faceva vedere che si apriva anche qua, invece qua non si apre, cioè si girava questo pezzo di sopra rimanendo per questo senso e c'era un altro scomparto e invece non c'è. Poi nella foto faceva vedere che, oh scusate, mamma mia, mi cade tutto, che comunque da tutti e due i lati c'era questo a tre ripiani, invece di qua c'è questo, che me ne faccio ben poco. E praticamente qua era diviso in due e c'era molto più spazio. Che sono andata a controllare e mi sono lamentata di questo e si sono giustificate, ma noi ti abbiamo avvisato, l'importante che non c'era più quella lì della foto, ma c'era questi modelli qui, perché praticamente loro me ne avevano fatto vedere una rosa e una nera. Però quando poi mi hanno detto che c'era questo modello qui e la Torre Eiffel, quello con le Torre Eiffel, io ho chiesto semplicemente se era uguale a quell'altro modello e mi hanno detto sì. Quindi do per scontato che i ripiani scomparti siano gli stessi. E invece no, mi hanno fregato in pieno, infatti mi hanno eliminata dalla dal profilo che hanno loro e come si chiama? E questa persona che mi aveva con cui stavo parlando mi ha eliminato. Quindi si capisce subito la professionalità di queste persone. Con la coda di paglia eliminano e hanno fatto, danno fine alla conversazione, insomma. Comunque, vabbè, io volevo il troll. Volevo un trolley sia per le lampade UV che sono belle, che occupano abbastanza spazio, ma mi serviva anche per i gel color. Che ce n'ho una marea, vorrei sapere dove caspita li metto e questo mi fa girare un po' le scatole perché l'ho pagato 75 € e sinceramente mi girano le scatole veramente perché se io ordino un tipo di trolley tu mi devi dare quel tipo di trolley e soprattutto dicendomi che non c'era non mi inganni dicendo che è solo esternamente che cambia, invece no, cioè mi hanno preso proprio per i fondelli e infatti mi hanno eliminata. Vabbè, io adesso sinceramente ve lo sconsiglio come pagina da acquistare. Infatti mi chiedevo come mai non hanno nessuno che mette la foto e recensisca i prodotti che acquista, perché infatti avranno tutti avuto dei problemi del genere con la merce e quindi basta, non mi interessa se mi hanno eliminato, poco importa. Tanto comunque mi sarei eliminata io da quella pagina perché non voglio saperne più niente dopo questa fregatura, insomma. E niente, ci sono rimasta veramente male perché comunque l'ho pagata un bel po'. Sì,
mi inventerò qualcosa comunque per utilizzarla sicuramente. E niente, ragazzi, sono delusa. Vabbè, se avete qualcosa da dire, scrivetemelo qua sotto in un commento. Mettete un mi piace se siete d'accordo con me. Iscrivetemi al mio canale, che vi farò vedere come riuscirò a organizzarmi con questo trolley. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!